Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui per il nostro consueto appuntamento quotidiano per parlare di tutto ciò che è successo nel mondo dello spettacolo e non nelle ultime 24 ore, perché sappiamo che gli aggiornamenti sono veramente rapidissimi. Cambiano le cose anche in vista dei prossimi palinsesti del mese di settembre, ma soprattutto estate, quindi succede un po' di tutto, l'amore, i tormentoni estivi, perché oggi parleremo anche di tormentoni estivi. Ho letto una bellissima citazione che dice: sì, ci libereremo dal Covid, ma mai dai tormentoni estivi. Sì, anche perché non è estate senza tormentone, almeno riusciamo anche a ricordare delle estati in base al tipo di canzone. Sono un po' passati i tempi di Enrique Iglesias e di altri che insomma creavano quelle canzoni solo per l'estate e quindi venivano posizionati in quel settore. Oggi invece parliamo di Orietta Berti, Achille Lauro, Fedez, quindi insomma c'è stato un cambio di stile da questo punto di vista. È vero di tutto un po', ma ovviamente ne parleremo tra pochissimo. Voi vi starete chiedendo: ma chi è che parla questa ragazza così abbronzata? È sempre lei, Elvira Vigliano. Ciao Elvi. Ciao Alessia, ben ritrovata. Io, mia discolpa, devo dire che ho un piede abbronzato, Sì, c'è il piede quindi abbronzato oggi, solo uno. Ci testimonio. stiamo lavorando, non preoccupatevi. Intanto iniziamo con i nostri primi due argomenti, ovviamente li dividiamo così. Iniziamo sempre da una tematica un po' più particolare, bene sì, perché ieri è successo un po' un dramma, diciamo, perché anche un momento ordinario come fare il vaccino può diventare complicato per chi è costantemente sotto i riflettori, come appunto Chiara Ferragni. Inutile a dirvi, ovviamente ha dovuto riprendere tutte le tappe di Certo. questo suo momento, cosa che invece io non farò perché sono agofobica, siringofobica, quindi non farò foto, non farò niente. Anzi, cioè, spero anche di non essere ripresa nel momento in cui sicuramente sverrò, quindi Eccoci qui. spero di gestirla così. Invece, giustamente, essendo personaggi pubblici, lo fanno anche per lanciare degli importantissimi appelli, ovviamente, ad aderire alla campagna vaccinale, soprattutto per i più giovani, visto che dal 3 giugno la piattaforma è stata aperta in tutta Italia per le restanti fasce d'età, quindi per gli under 40, per così dire. E tu dirai: cosa c'è di male? Certo, non c'è niente di male. Non c'è niente di male, fatto sta che lei, appunto, andata a vaccinarsi, ha postato queste foto. I fan, che non hanno niente da fare fondamentalmente Ovviamente. in questo periodo, hanno subito notato però che inizialmente le foto erano da un lato, quindi su un braccio. Nel parlare, però, il cerotto ce l'aveva dall'altro braccio, quindi hanno detto. Evidentemente è un fake, non ha fatto realmente il vaccino, come poi è successo anche in altri casi precedenti nel mondo di vari personaggi autorevoli che inizialmente hanno un po' dato vita a queste scene proprio per invogliare la cittadinanza. Quindi ti faccio prima commentare questa Sì, ipotesi. sembra uno di quei cartoni animati in cui, sai, prima vedi i capelli legati e poi li vedi sciolti. Fatto sta che, insomma, l'importante non è dove si sia fatto il vaccino, ma che se lo sia fatto. Credo che non ci sia nulla da recriminare contro questo. Può anche essere che, insomma, nel mentre ha deciso di cambiare braccio, anche perché, insomma, da quello che so, ti chiedono sempre che tipo, dove Vero. preferisci il vaccino, se sei destro o sinistro, in modo da evitare poi dei problemi futuri, perché, insomma, i primi giorni il braccio fa male, lo sappiamo. Quindi, insomma, ci sono tante cose da mettere in conto, evitiamo di fare polemiche anche stupide su queste cose. Ma sì, infatti stesso Chiara Ferragni le ha chiamati complottisti, perché ci sono un po' queste persone che vedono veramente complotti ovunque. Non è troppo lontano l'episodio della famosa pizza, dove lei mangia il trancio di pizza, ma davanti a sé c'era una pizza praticamente intera. Però, diciamo, non ci vuole un grandissimo sforzo di fantasia nel capire che evidentemente il pezzo è preso da un'altra pizza della persona che le sta a fianco, oppure ovviamente le hanno portato altro, quindi siamo proprio alle Sì, deduzioni spicciole.
Fatto sta che insomma l'importante è che ci sia sempre un commento negativo, perché altrimenti non si può andare avanti. Credo che queste sciocchezze un po' riguardano anche la paura che c'è nei confronti, sai, di fare il vaccino, di quelli che sono tutti i passaggi relativi insomma all'inoculazione. Fatto sta che insomma lei ha deciso di filmare ogni singolo passaggio e da questo punto di vista, insomma, capisco anche che un occhio attento può notare un cambiamento, in questo caso del braccio. Però da qui a dire che sia un fake, insomma, ce ne passa un pochino. Ce ne passa anche perché tantissimi personaggi dello spettacolo hanno ripreso anche le fasi del vaccino, ma proprio per far capire che sono operazioni ormai che vanno in automatico, stanno subito bene, si alzano. Anche lo stesso Fabio Cannavaro ha ripreso ieri la procedura del suo vaccino, che è durata veramente 3 secondi, subito si è alzato con un grande sorriso e per dare ovviamente un messaggio positivo. Fatto sta che ieri in serata Chiara Ferragni ha spiegato il dilemma, perché tutto è nato dalla posizione del suo tatuaggio con i leoncini, che poi è fatto proprio per celebrare l'amore per Leone, e ha spiegato semplicemente che la fotocamera esterna è quella reale, la fotocamera interna è specchiata, quindi semplicemente il braccio appunto sembra dall'altro lato, ma il riferimento è appunto al tatuaggio, che ovviamente è sempre in riferimento al braccio del vaccino, quindi è tutto regolare, ovviamente neanche a star qui a specificarlo. Sì, è una, diciamo, un dettaglio che poteva anche non giustificare. Fatto sta che, essendo insomma un personaggio pubblico, deve purtroppo fare anche caso a tutti questi dettagli, e ci può stare. Fortunatamente ha un tatuaggio, perché altrimenti ci sarebbe stata anche la polemica relativa alla mancanza di giustificazioni su questa storia. È vero, perché questo è un altro aspetto importante, che ormai tutto ciò che si fa poi deve portare con sé anche giustificazioni o spiegazioni, fa parte un po' del mondo dei social. Piccolo off topic, fortunatamente sembra che il rapporto tra Leone e Baby V stia migliorando. Ieri il piccolo Leo era particolarmente dolcioso, quindi è andato spesso vicino alla sorellina, l'ha accarezzata, le parlava. La sorellina, inutile a dirlo, è già bellissima, sì, con super occhioni azzurri, quindi anche lei è super fortunata. Sì, dobbiamo dargli un pochino di tempo, perché comunque ogni bambino ha il suo tempo per poter anche entrare in contatto con una bambina. Abbiamo, certo, visto sempre queste scene un po' particolari, che però sono nella norma, quindi magari col tempo, essendo lui il fratello maggiore, si creerà anche un rapporto che farà invidia a molti. È vero, è verissimo, sicuramente, anche perché c'è una differenza d'età così minima, e sicuramente cresceranno insieme più uniti che mai. Noi cambiamo argomento, perché oggi tra i vari fili che uniscono poi i nostri argomenti c'è quello delle donne, quindi donne che sono sempre sotto i riflettori, donne pronte a prendersi il proprio ruolo importante nel mondo dello spettacolo e a ritornare anche sotto le luci della ribalta. Il prossimo personaggio lo conosciamo bene, non ha peli sulla lingua, è stata sempre una persona, una ragazza, perché ancora molto giovane, che ha puntato sul suo carattere gran parte della sua carriera, anche dell'essere ribelle, anticonformista contro il sistema musicale e non. Le ha sempre dette così in faccia tutto ciò che pensava, e soprattutto qualche sassolino dalla scarpa spesso se lo toglie, anche nei mesi scorsi. Stiamo parlando di Emma Marrone, che ha voluto presentare con una lunga intervista il suo prossimo tour, ovviamente contingentato, regolato dalle varie norme anti-Covid, in vari palazzetti, in vari stadi, anche all'Arena di Verona, che vedrà comunque 25.000 persone al suo interno, quindi un grandissimo risultato dopo questa questione Covid. Ovviamente grande emozione per il ritorno della musica live, lei poi è una macchina da guerra in live, è veramente fantastica, però si è soffermata su vari aspetti. Il primo che voglio analizzare con te, perché lo abbiamo raccontato anche nelle settimane scorse, è stata la sua partecipazione all'Eurovision del 2014. Io sono andata anche a rivedere quelle immagini che possiamo vedere anche in grafica. Ha raccontato che è stata molto molto criticata per il pezzo che ha portato, un pezzo rock, La mia città, ma soprattutto per il suo outfit, che era un po', possiamo dire, romana, antica romana sexy, quindi con questo vestito.
sexy è un parolone, sì. Perché sinceramente è un vestitino normalissimo con dei riferimenti, una coroncina d'alloro ovviamente un po' indiamantato, un po' così, con delle pietre preziose. Ed è stata criticata tantissimo perché, visto che il vestito era corto, lei comunque ha fatto una parte anche sul palco, quindi seduta, aveva praticamente un pantaloncino dorato e tutti l'hanno criticata per questa scelta. Cioè, poi non so sinceramente se volevano che andasse nuda, perché il vestito era corto, quindi è stata una scelta anche sensata. Sì, volevano forse che ricalcasse un po' le orme di Laura Pausini, esatto, che al suo concerto si presentò in accappatoio facendo vedere tutte le sue grazie. Grazie, diciamo. Ecco. Insomma, Emma Marrone è sempre stato oggetto un pochino di invidia per la sua fisicità, perché comunque è una donna mediterranea con delle forme che ha avuto insomma un po' di alti e bassi per quanto riguarda il peso, anche a causa della malattia che l'ha colpita. Sì. E quindi questo le ha provocato poi un po' di problemi a livello ormonale che si sono poi ripercossi anche sul viso, perché insomma sappiamo che ha delle macchie un po' particolari che comunque le donano una originalità da questo punto di vista. Per quanto riguarda la scelta dell'outfit, sicuramente questo non dipende da lei, perché ovviamente si circonda di esperti, di scenografi che comunque cercano anche di rispondere a quelle che sono poi le dinamiche melodiche anche del testo della canzone. Però è normale che insomma tutti critichino un pochino anche l'outfit, la canzone, il modo di porsi sul palco, ci sta, non c'è nulla da dire. Però questo attacco personale, insomma, per lei è stato un po' come un'oggettificazione, diciamo così, della sua figura. E il fatto che abbia utilizzato questo pantaloncino ha fatto pensare che, insomma, volesse in qualche modo anche proteggere alcune sai, particolarità del suo fisico, non farle vedere. Sappiamo che ormai quando si parla di queste kermesse, tutte tendono a mettere in mostra ciò che hanno. Invece nel suo caso ha tentato più che altro di nascondere alcuni dettagli, per quanto il vestito fosse comunque un po' scollato e un po' particolare. Però insomma, un po' di leggerezza veramente, perché certe volte non si sa mai cosa fare pur di non essere criticati. Esatto, fai troppo e vieni criticato, fai poco e vieni criticato. Infatti lei stessa ha dichiarato in questa intervista che il problema è stato proprio quello. Ancora l'idea di una donna mercificata, soprattutto in queste kermesse, che è molto brutta, e lei non ha voluto prestare il fianco a queste polemiche, negandosi anche in sede di intervista ad alcuni paesi e ad alcuni giornalisti che avevano ed hanno ancora purtroppo una visione della donna totalmente diversa da quella reale. Proprio per questo il suo ruolo è stato scomodo, però giustamente, non per far polemica, ma ha detto: il mio pantaloncino dorato nel 2014 ha fatto scalpore, le tutine dei Maneskin invece sono state giudicate belle e riverenti. Quindi c'è ancora l'idea che un gruppo possa fare delle cose, una donna perché donna no, e quindi anche se porta in gara una canzone rock, in realtà deve mettersi un vestito attillato o lungo o principesco, che poi non ha niente a che fare con la stessa idea di stile. Tutto lo stesso Damiano poi è andato in conferenza stampa con gli stivaloni a torso nudo e anzi è stato glorificato, giustamente, perché non c'è nulla di male. Io invece con un vestitino ho creato un caos senza precedenti. Beh, nel caso di Emma Marrone si creano queste situazioni perché, ripeto, insomma, la sua fisicità porta anche a volte, se non si riesce ad indossare con eleganza un vestito, anche a cadere nel volgare. La donna deve stare sempre molto attenta a ciò che indossa, perché soprattutto se ha le forme, insomma, è inevitabile. Il confine è molto labile, è difficile poi distinguere l'eleganza dalla volgarità, soprattutto al giorno d'oggi. Nel caso dei Maneskin non dobbiamo generalizzare, perché insomma anche loro sono stati oggetto di critiche, al di là della questione droga o non droga, certo, proprio per l'abbigliamento. Tant'è vero che lo stesso Damiano ha filmato poi alcuni momenti privati in cui per strada veniva additato perché indossava, sai, queste tutine molto attillate, addirittura da forze dell'ordine. Quindi insomma la situazione, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio in questo caso. Però è vero, purtroppo nel 2021 le differenze tra uomo e donna purtroppo sono ancora esistenti.
Sono ancora tantissime, proprio nelle ultime settimane abbiamo raccontato di svariatissimi casi veramente più disparati che stanno andando ancora avanti, oltre a femminicidi, quindi veramente la situazione è ancora molto molto critica. La stessa Emma Marrone poi ha parlato anche del Sutur, che sarà ovviamente uno spettacolo esagerato con tante collaborazioni, ha detto che avrebbe voluto invitare sul palco anche Franco Battiato, ma che lo ricorderà insieme a un tributo con Darda. E ha parlato anche del suo rapporto ovviamente con il maestro Battiato e ha parlato anche che ovviamente pensa spesso a come portare avanti dei progetti anche con tutti i tipi di comunità, non solo quelle ovviamente a favore delle donne, anche quella LGBT, la quale era stata promotrice insieme a Paola Turci già tantissimi anni fa, e ha parlato anche della futura esperienza X Factor, perché è stata confermata e non è successo spesso sì. Nelle varie edizioni che confermassero tutto il cast, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, e soprattutto ho letto che ci sarà una grandissima novità, anche lei era molto contenta di questo, perché hanno eliminato le categorie, quindi sarà un po' come The Voice, che ognuno dei quattro giudici avrà il proprio team, ma a prescindere se band, solisti, under, over, soltanto scegliendo il talento. E questa secondo me è una cosa veramente bella, perché poi si potrà lavorare anche con lo stile dei vari giudici, che è molto diverso, con un progetto musicale preciso, e non si avranno più i problemi di identità, piuttosto che dare comunque un percorso preciso poi ai vari cantanti. Sì, l'abbiamo visto anche con Demi Lovato, insomma, l'etichettarsi oggi è un po' limitante sotto diversi punti di vista, al di là poi della personalità, soprattutto l'aspetto canoro, insomma, è difficile da etichettare. Già quando parliamo di generi, numerosi artisti scelgono magari uno stile iniziale e poi lo mutano nel tempo. Ne parleremo anche dopo, eh? E poi lo mutano nel tempo, perché ovviamente dipende anche dalle esperienze di vita. Molto spesso si decide di virare per un'altra direzione perché magari in quel momento si sente questo. Quindi nel caso di X Factor la mancanza, insomma, di delle categorie permette anche di creare un po' più di fluidità e di permettere anche agli artisti di poter crescere senza problemi, insomma. Sarà una bellissima edizione, non vedo l'ora di vederla, e poi l'Italia sarà il primo paese, perché sappiamo un format internazionale, quello di X Factor, che abbraccerà proprio questa novità, quindi ben vengano sempre le novità, anche perché format che durano da tanti anni, lo diciamo spesso anche con amici, ma hanno bisogno proprio sì. Di una ventata di novità, altrimenti poi diventano comunque ripetitivi. Sì, per forza, anche perché comunque c'è un'aspettativa da parte del pubblico, e mantenerla sempre alta risulta difficile, soprattutto se poi magari il cast fa un po' discutere. Quindi creare qualche novità, cambiare anche qualche piccolo particolare, può creare molto più appeal. È vero, sarà proprio una bella edizione, ovviamente ve ne parleremo. Intanto un po' di pubblicità e ritorniamo, perché mancano ancora due argomenti. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui dopo la nostra consueta piccola pausa pubblicitaria. Parliamo ancora di donne, donne che vanno, donne che tornano. Abbiamo finalmente dipanato un altro punto interrogativo delle nostre vite. Ne abbiamo parlato mesi fa, dobbiamo dire, perché la notizia già era nell'aria. Purtroppo sulla graticola negli ultimi mesi ci è andata proprio Barbarella D'Urso, che ha ritrovato l'amore con questi fasci di rose fantastici. Zorro. Esattamente. E adesso però purtroppo è arrivato il momento di fare due conti, tutti i nodi vengono al pettine, quindi sembra che ormai sia stato confermato il suo addio nella domenica pomeriggio della TV italiana. Quindi le cose effettivamente non stavano andando bene, e per una volta il trash non ha vinto. Meno male. Anche forse, perché forse, lasciamoci sempre un forse. Insomma,
era andato un pochino fuori dai binari, troppo, Barbara troppo. D'Urso, e questo problema, insomma, veniva poi rispecchiandosi in quelle che sono poi le decisioni anche del pubblico, perché può capitare anche una volta di avere bisogno di del sano trash, però purtroppo tutte le domeniche, tutti i giorni, assistere magari, sai, soprattutto in un periodo come quello del Covid, in cui i problemi effettivamente sono altri, magari sentire di problematiche legate ad un amore finito innervosisce anche, perché È vero. Ognuno di noi ha lottato, e dal punto di vista psicologico e dal punto di vista fisico, con un cambiamento che era inaspettato. E questo trash di Barbara D'Urso un po' aveva scocciato, quindi sono contenta che finalmente si sia arrivati ad un cambio di rotta. Anche perché effettivamente si può fare informazione in maniera leggera, ma dicendo cose importanti, ma anche in maniera più seria parlando di cose più leggere. Certo. Quindi si può tranquillamente, come facciamo poi anche noi, dare spazio al gossip, però farlo in una maniera diversa, senza drammi, senza litigi, senza alzare la voce, come poi fa anche l'emittente concorrente, la stessa Mara Venier, che comunque ha un atteggiamento, un modo di condurre molto molto sereno, molto divertente, però lo fa sempre con competenza, cercando di dare anche un po' un aspetto diverso alle interviste che fa, magari intervista anche i personaggi del momento, però senza cadere mai nel trash. Sì, anche perché poi nella stessa trasmissione, devo dire che io la guardo anche con piacere. Anch'io. Si riescono innanzitutto a contrapporre dei personaggi che sono opposti, partiamo da Sileri a Pieramaggio, arriviamo poi magari anche a cantanti del momento, e il tono delle interviste è più o meno sempre lo stesso, ma riusciamo ad entrare poi nel privato dei protagonisti, e credo che sia questo poi che attira molto di più le persone, sapere che magari chi guardiamo in televisione sia umano. E questa cosa, diciamo, attira sempre di più, perché sappiamo che magari anche chi risulta essere intoccabile, colui che noi poniamo su un piedistallo, magari ha i nostri stessi problemi. È vero, questo è un altro aspetto molto importante anche delle nostre domeniche che ci fanno compagnia. Proprio per questo la domanda un po' che ci siamo poste nelle scorse settimane, anzi perché ne abbiamo parlate svariate volte, è chi dovesse prendere il posto di Barbara D'Urso, perché abbiamo detto che c'è questo contenzioso con Queen Mary, quindi una doveva andare via praticamente, proprio perché c'è questo non scambio degli ospiti, c'è questa non volontà, perché poi ovviamente Maria De Filippi è un personaggio anche caratterialmente opposto rispetto a Barbara D'Urso, quindi c'erano un po' tutti questi intrecci, ed effettivamente un intreccio c'è, poiché si parla di una conduttrice che è molto nota alla stessa Maria De Filippi, infatti si parla del ritorno di Lorella Cuccarini. Ovviamente il programma non sarà lo stesso, un format diverso, proprio quello similare poi alla stessa conduzione di Mara Venier, quindi un contenitore di spettacolo, lei poi è una showgirl fantastica, quindi ci metterà ovviamente anche un po' di canto, un po' di ballo, e molto probabilmente sarà affiancata da niente poco di meno che Stefano De Martino, proprio perché poi c'è stato questo legame intenso anche in varie scenette comiche, il tuca tuca della finale di Amici, quindi c'è un bellissimo legame. Effettivamente Stefano, che non è nuovo poi alla conduzione, l'abbiamo visto in svariati programmi ultimamente, potrebbe anche dare quel pizzico di brio, e soprattutto quelle novità, potrebbe tornare anche a ballare, mai dire mai. Sì, e devo dire che questa notizia mi ha allietato e non poco, perché è una coppia un po' particolare quella della Cuccarini e di De Martino. Fatto sta che insomma la scelta su De Martino penso che sia azzeccatissima, perché insomma lui ha dimostrato di avere delle qualità anche diverse rispetto a quello che ci aspettavamo. È comunque un artista poliedrico che non ha mai abbandonato la sua passione, quindi quella della danza, però ovviamente la tiene privata, e questo fa capire come in realtà sia una reale passione, perché chi tende a dimostrare di avere un solo interesse solitamente in realtà manca di tecnica o di interesse. Poi ci si accomoda molto, nel senso, lui è un bravissimo ballerino, avrebbe potuto continuare a fare questo per tutta la vita, invece proprio alzare l'asticella, mettersi sempre in gioco è importante, lui poi è bravo in tutto ciò che fa. Sì, e soprattutto insomma riesce anche ad avere quel velo di ironia e di sarcasmo che insomma con quella battutina riesce anche a strapparti un sorriso in diverse situazioni.
E poi devo dire che ha dimostrato di avere una grande umanità, riesce ad approcciarsi a persone adulte, a ragazzi in diversi modi, e questo forse è il segreto anche di un buon conduttore, perché insomma trovarsi davanti sempre allo stesso target è molto semplice, invece confrontarsi magari con persone di diversa età e riuscire a trovare un modo per comunicare con loro è sicuramente un segreto. È vero, bello e bravo Stefano De Martino, bella e brava Lorella Cuccarini, un po' meno coloro che ci hanno regalato i primi tormentoni estivi. Sì. Allora, la lista è infinita, alcuni sono già usciti, altri usciranno nei prossimi giorni. Io me ne sono segnati alcuni, tra cui uno che abbiamo scoperto questa mattina proprio in redazione, poiché un po' come funghi, possiamo dire, le fragole in estate, ha iniziato a cantare anche gente che non aveva nulla a che fare con il canto, però con l'autotune tutti siamo bravissimi, quindi stiamo pensando anche noi di incidere un pezzo magari proprio sul gossip, quindi a breve. Non sappiamo se per l'estate, per Natale, un po' Jingle Bell, Michael Bublé, sai, magari, però qualcosa faremo assolutamente. Allora, in primis abbiamo scoperto questa mattina qualcosa di inquietante, ossia questo tormentone estivo di Antonella Mosetti e Mario Forte. Cioè, se la prima effettivamente col canto non c'entra niente, il secondo non sapevo neanche chi fosse, che hanno cantato la bellissima Viva l'Estate. Ok, io non so davvero cosa dire, cioè non so se essere incuriosita, non lo so, sincero. Antonella Mosetti io non so, non ricordo nemmeno dove posizionarla in ambito televisivo, perché... Cioè ha fatto, mi sembra, non è la Rai al tempo che fu, Rai, sì. Se non erro. Poi dopo qualche ospitata, qualche vallettismo, queste cose qui. Sì, insomma. Ma ragazzi, il canto non è una cosa poi così da prendere sotto gamba, perché vero è che insomma l'autotune aiuta, tutto quello che vuoi. Ha quasi una voce robotica. Dico solo questo, tanto che ce ne hanno messo. Poi per le due frasi che dice si poteva un attimo impegnare di più, due lezioni di canto e viva l'estate, lo riesce a dire cantando, diciamo. Sì, insomma, e Francesco Monte, vabbè, abbiamo detto che però lui è bravino, lui ci ha provato, non posso di bravo, però è bravino. Sì. E poi anche Belen ha scoperto di avere questo lato canoro. E poi insomma se ne sono aggiunti tanti altri, soprattutto nel periodo della pandemia, che piuttosto che focalizzarsi magari sull'attività fisica o su c'è altri anche quella hobby, ragazza che è andata Uomini e Donne, ora mi sfugge il nome, Teresa Langella, che anche lei sì, è uscita ultimamente con la sua canzone, perché lei già aveva velleità canore, sì, ricordo che poi fece anche Temptation, poi andò a Uomini e Donne, quindi proprio di tutto un po'. Sì, di tutto un po', e questa cosa mi fa paura, dico la verità. No, questa canzone non te la consiglio, perché veramente non si può sentire, e soprattutto se proprio volete sentirla non lo fate con il video, perché no, è assolutamente inguardabile. Ovviamente no, mi prendo le responsabilità, però è gusto personale. Tanto atteso anche il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, sì, l'avevamo detto in versione cowgirl, esatto, il pistolero. Che effettivamente, cioè, pistolero, dimmi se sei un uomo vero, questo sì, è l'inizio del ritornello. Un testo molto denso, pregno di significato, sì, intellettualmente. Quasi non sembra lei poi no, nel cantare questa canzone. Vabbè, simpatica come sempre, sì, però... Però insomma, devo dire la verità, che dal punto di vista canoro non è che noto tutte queste peculiarità, anche perché musica e il resto scompare. Cioè, che era più carina, tra l'altro. Era più carina, orecchiabile, però a livello testuale non è che ci sia poi tanto da... Insomma, stringendo no, il testo, non è che resta qualcosa. Bocciata anche questa, anche cioè la musica scompare. Sì, scompari, cioè, anche tu con il microfono. Esatto. Poi c'è un duo molto particolare, ne abbiamo parlato prima, di Emma, con sì, Loredana Bertè, Un sogno. Che sogno, anzi incredibile. Devo dire la verità, mi aspettavo un po' il tormentone estivo di Loredana Bertè, perché ultimamente, poi figlia di Loredana,
Rihanna, questi ritmi. Sì. Invece è una canzone un po' più tranquilla, carina, perché parliamo di due belle vocalità, ovviamente, però con l'estate, più primavera, diciamo. Sì, diciamo che entrambe sono sulla linea rock, hanno questo tono di voce un po' graffiato e mi aspettavo anch'io qualcosa di più, e invece anch'io. No, una tristezza. Hanno detto carina, carina, però è vero che ai primi ascolti a me non piace quasi mai niente, o proprio me ne innamoro, oppure ci vuole un po' di tempo. Poi abbiamo la più attesa, perché ancora non abbiamo indiscrezioni, il fantastico trio Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti con Mille. Sì. E già lì abbiamo sentito un po' di spoiler dalla presentazione di vari video di Fedez, ovviamente che è re degli spoiler. Uscirà il prossimo 11 giugno, ma non vediamo l'ora, perché lì mi aspetto l'irriverenza, quindi... Sì, là non credo che riusciamo ad immaginare. Non posso essere delusa, non posso. Devo dire che insomma Fedez, non dite un segreto a Fedez perché non lo sa mantenere, l'abbiamo capito, però insomma devo dire che questo modo anche di fare di Fedez non fa altro che alimentare poi la curiosità. Ma anche lui ormai ci scherza perché, su, quindi sì, è ormai non... Devo dire che insomma questo trio fa ben sperare, perché sono tre vocalità diverse, che devo dire sull'abbigliamento della premiere già fanno immaginare cosa potremmo aspettarci. Io punto tutto su di loro. Sì, sì, punto tutto su di loro. Poi ogni anno il mio tormentone estivo, l'anno scorso è stato Karaoke di Alessandra Amorosa e Wunderbash, quindi, che poi non è sempre quella che mi piace di più, però quella che mi fa più ridere, quella che mi entra più in testa, quindi punto assolutamente su questa. Poi abbiamo, proprio in vista degli europei, della nazionale italiana, avevano detto che ci voleva una canzone un po' in rappresentanza di questo percorso, e quindi hanno deciso di scomodare gli Autogol, che sono questo trio comico molto molto famoso sui social, e Arisa, che poi nel video in realtà la prendono in giro perché la chiamano Loredana Bertè, quindi una cosa molto simpatica, con questa canzone Coro Azzurro. Vabbè. Dura un mese, finito gli europei, diciamo, voltiamo pagina. Devo dire che mi dispiace un pochino per Arisa, perché insomma è un artista che ha dimostrato insomma di essere brava, su questo non possiamo dire nulla, però puntare l'estate su questa canzone, non lo so. Sì, perché poi come suo singolo c'è una canzone napoletano molto bella, ma romantica, strappalacrime, struggente, quindi esatto, se quella di Emma e Loredana Bertè è primavera, questo è inverno profondo. Inverno diciamo. Profondo, tristezza, buio, però tossicità, qualcos'altro. Niente, quindi ti do ancora un'altra opzione per riprendere un po' la situazione, perché squadra che vince non si cambia. Quindi ritroviamo Anamena e Rocco Hunt. Che gioia! Che gioia, wow. Perché la canzone è praticamente identica a quella dell'anno scorso, che poi a me piaceva molto di più, tra l'altro, e si chiama Un bacio all'improvviso. Strano. Mi innamorai di te, quella e l'altra. Mi sarei aspettata qualcosa di diverso, però già so come inizierà Anamena, e inizia la vocalità, un po' come accade con Marrakesh, insomma questi attori che... Baby K. Anche Baby K aveva fatto un due, poi puntata per puntata ve li sveliamo tutti, non mi preoccupate. Sì, si nominano per ricordarsi come si chiamano, che non si ha mai, insomma. Però ieri c'è stato uno spoiler su Instagram, perché c'è H7 che ha chiesto il duetto con Fedez, e pare che Fedez abbia risposto a questo tweet. Vedi, questa non la sapevo. Vedi? Non so cosa ci possiamo aspettare, non lo so. Non e lo poi so. C'è sempre Malibu, ovviamente, Malibu, di San Giovanni, che anche lei è un tormentone estivo, anche se ovviamente è stato intelligente, perché è partito lui dalla primavera. Quindi... Partito dalla primavera, però devo dire che insomma le sue canzoni stanno avendo successo, nonostante insomma le aspettative iniziali, perché sono canticchiabili, quindi questa cosa insomma... Ti entrano in testa, assolutamente, perché quella è la missione dei tormentoni, ti devono entrare in testa, e quindi aiutano anche ovviamente a passare un'estate più serena, vengono divulgati sui social, nelle storie, quindi anche perché siamo veramente all'inizio, quindi poi ne parleremo dal 21 giugno, man mano, con tutte queste uscite. Abbiamo quasi paura per quello che
potrà accadere nei prossimi mesi. Sì, tra i tormentoni, diciamo, è l'annullamento definitivo del coprifuoco, sì. Ne vedremo delle belle, secondo me. Non osiamo immaginare. Un'estate de fuego, anche ovviamente la campagna vaccinale, vi aggiornerò sulla mia condizione. Sì. Ovviamente, anche se dovessi riuscire a abbronzarmi, vabbè, quello lo sì, faremo una diretta dal centro vaccinale, quindi state Esattamente. Oggi, ahimè, abbiamo terminato con la nostra puntata di Gossip. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie a voi che ci seguite sempre e ovviamente ritorneremo presto, più cariche che mai con i prossimi argomenti, ma intanto vi auguriamo un ottimo proseguo di giornata e alla prossima.